Prendiamo Asdrubale. Ha una moglie carina a casa, ma ha incontrato questa signorina al pub che appariva piuttosto carina. C'è un bel mondo vecchio stile per amebe come questi, che chiamo creduloni. Ci sono un sacco di tranelli e un sacco di creduloni. Prendiamo Michele, per esempio. Ha tutto quello che si può immaginare. È giovane, è sano, ha un lavoro e ha una nazione chiamata America. Una cosa meravigliosa come l'Italia. L'America. Una distesa enorme. Un'area grande abbastanza per produrre un sacco di cibo, industrie enormi per fare cose che l'uomo può usare, grandi città per fare affari nella grande nazione. Tutti i tipi di persone, persone da nazioni diverse, con religioni differenti, colori di pelle differenti, persone libere che possono vivere insieme, lavorare insieme e creare insieme l'America perché sono libere. Certo, Michele ha qualcosa, giusto? Ma non sono un politico. Ho fatto il mio lavoro per studiare queste cose, così ho conosciuto i fatti. Cari amici, sono un americano medio, ma sono un americano americano e le cose che ho visto in questa nazione mi fanno ribollire il sangue. Amici miei, questi volantini sono gratis, pagati da americani veri, che vogliono che gli altri conoscano la verità. Mi scusi, giovanotto, vuole veramente leggere questa cosa? Certo, perché no, per quello che ha detto. Ho già sentito le stesse parole che abbiamo sentito oggi. La prima volta è stata a Berlino, nel 1932. Cinque giovani uomini che conoscevo stavano fra la folla, ascoltando l'oratore nazista. Ennio era cattolico. Antonio, un mio studente, era ebreo. Enrico gestiva una piccola ferramenta. Carlo era un contadino. E Aldo, un metalmeccanico disoccupato. Il partito nazista fornisce terra per i contadini, lavoro per i lavoratori e profitto per le piccole imprese. Chi ha queste cose oggi? Gli ebrei. Gli ebrei hanno rubato la nostra nazione, i nostri diritti di nascita. Chi fa tutti questi soldi e ha preso i nostri lavori? Gli ebrei. Dobbiamo allontanarli. Dobbiamo bandirli. Dobbiamo eliminarli. E i cattolici? Non vogliamo che la nostra grande nazione sia guidata da una chiesa in fallimento. Noi tedeschi sappiamo cosa fare con queste persone quando arriva il momento. Loro e la loro fede devono essere distrutti. Nella grande Germania, uno ad uno, attaccarono tutte le minoranze dividendo gli uni dagli altri. Ma l'uomo che venne veramente preso in giro è stato Aldo. Era un tedesco puro, secondo lo standard nazista. A lui promisero tutto. È per te comandare tutta la Germania! E un giorno il mondo intero gli diedero l'uniforme e gonfiarono il suo ego. Sua moglie non riusciva a capire, nonostante fosse un superuomo, perché non c'era mai cibo abbastanza in casa. Avrebbe dovuto esserci molto cibo e vestiti, una nuova casa, e i bambini un giorno avrebbero comandato il mondo. Ma sua moglie, stupida donna, si chiedeva da dove sarebbe arrivato il prossimo cibo. Aldo non amava questi discorsi. Erano pericolosi. Con simili argomenti poteva finire in prigione. Ma Aldo aveva già ingoiato l'esca. E questi erano gli uomini che avevano appeso l'esca all'amo. Perché? Per far arrivare Aldo al potere? Ovviamente no. Perché loro sono andati al potere. Hanno semplicemente usato Aldo per farlo. Avevano migliaia di persone simili ad Aldo. E tutti erano caduti nel gioco dei creduloni. C'erano tre sindacati da distruggere, perché i sindacati erano organizzati, c'erano molti partiti politici in Germania e i nazisti li hanno distrutti. Gli ebrei furono picchiati e uccisi. Gli ebrei non erano forti, ma serviva una scusa conveniente per farli fuori. Hanno diviso la nazione in migliaia di pezzi e con questi pezzi rotti i nazisti andarono al potere. Un solo partito. Una sola nazione ed una sola religione.